Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Questo rumore che sentite è la spremuta d'arancio. Stanno facendo una spremuta d'arancio. Sai che non si sente. Sai che non c'è stata una vitamina. Sai che mi hanno detto che non si sente quando parli. Parli troppo. E parlo a bocca chiusa. Parli con la bocca. Hanno dato pure io. Che parli con la bocca. Hanno dato ieri. Vedi? Sì, grazie. Per appena si muove la bocca. Parli con la bocca chiusa. Insomma, mi devo fare, mi devo fare le labbra. Adesso sto dando un'occhiata alla Free Press. Metro, oggi ci abbiamo Metro. Sto qua a Roma, già mafia capitale, più pure col calcio, ieri sera purtroppo. Dico purtroppo perché ci dispiace, no, che a Roma 2-0 ho perso. 2-0, certo, se non fare i gol all'inizio poi si perde. All'inizio potevano fare un sacco di gol, vabbè, se li faranno in Europa League vediamo un po' che cosa abbiamo qua. Mala la premio Nobel, treni pendolari sempre più cari e affollati. Pronti due testi di legge per la rivoluzione TPL. Tu sai cos'è la rivoluzione TPL? Ma vediamo. Una legge delega e un decreto pronti per rivoluzionare il sistema dei trasporti pubblici. Hai capito? Rivoluzionare. Tu li prendi i mezzi? Quali prendi? Il 200. Il 200? Questa è la corso Francia. E dove porta? Capoligno, Piazza Mancini. Piazza Mancini. E che ci vai a fare a Piazza Mancini? Prendo il tram e il 2 e andò a Piazza del Popolo. Ah, Piazza, quando vai, quando vai in centro. Piazza del Flaminio. Poi aspetta. Poi ci sono. Come ci ho detto a Roma, tutte. C'è la finale di X. Strade portano a Roma. X Factor cos'era, E poi. E c'è anche Zelig per corruzione. Ho detto per corruzione, per correttezza. È incredibile che lapsus. Ormai uno dice, ho detto per correttezza. Anche su Canale 5, diciamo una cosa di Canale 5, c'è Alessia Marcuzzi e Raul Cremona condurranno l'ultima puntata di Zelig. Quindi stasera è scelta tra Zelig e X Factor. E Rai cosa fa? Rai? Che fa Rai 1? Sono. Dove viene fatta la domenica finale? No, stasera che fanno? Su Rai 1? Che pacchi, c'è? No? Sì, ok, ma dove i pacchi che fanno? I pacchi ormai ci sono, tutta la vita saranno là. Ma la vita in diretta? Di pomeriggio. In prima serata, quando tu dormi, cosa farò? Non sappiamo i programmi della serata? Noi? Te lo dico subito. Che Dio ci aiuti, c'è la fiction. C'è la fiction. Ieri c'era 8:30 per andare a letto. Buongiorno. E su Rai 2 che cosa faranno? Virus. Vincenzo Mollica. No, Nicola Porro. E su Rai 3 che cosa fanno? The Grey, un film. E su Italia 1 che cosa fanno? Lo dico io che c'è su Italia 1. C'è la partita. Gioca il Napoli. Napoli-Bratislava su Italia 1. Su Rete 4 una miniserie. Abbiamo detto i programmi della serata. Oggi è 11 dicembre. San Damasco. San? Damasco. San Damasco. Sbagliato. Un pezzo di sì. San Damasco. Controllo, scusate. San Damasco. Vediamo. San Damasco non mi sembra. Mo controllo. Guarda che riga che c'ha nei capelli. Damasco. Damasco. San Damasco. San Damaso. San Damaso, Papa. È un Papa Damaso? Ieri sera ho visto il servizio di Vincenzo Mollica. C'era un fumetto di Pippo Baudo. Un fumetto di Pippo Baudo. In versione di Pippo Baudo. In versione di Pippo Baudo. Allora, un fumetto di Pippo Baudo. Mi piace Baudo. Che qui lui si prende gli appunti, capito Paolo? Gli appunti. E questa è la mente. Pippo Bau si chiamava Pippo Bau? Pippo Bau. Pippo con due P comunque, che c'è. Salute. Grazie. Non c'è la mente elementare. Eh?
Allora c'è la quinta elementare, dire. No, io pensate, allora, uno dico c'è la quinta elementare. Scusa, qualcuno di voi dice, io non capisco Agonia quando parla. Io non lo capisco da qua, figuratevi voi da qua. Non ti capisco, devi parlare chiaro, chiaro, apri la bocca. Apri la bocca. No, poi no, Gabriel, quando parli. Vai, fai di. Prova a dire ciao. Ciao. Oh, ora ciao. Si capisce. Vedi che così si capisce. Dillo, sono Vito, sono Vito. Sono Vito. Apri più la bocca. Sono Vito. Dizione di dizione. Sono Vito. Sono Vito. Apri la O. Apri la O. Oh, là non c'è. Ma sai che qualcuno cosa fa? Qualcuno ci fa le foto mentre noi siamo qua col cellulare, no? Ferma nel fotogramma, quindi se noi facciamo una faccia buffa adesso, loro ci fanno la foto e poi siamo fermi. Come fanno? La Braghero ce lo fa. Sei pronta? La Braghero è la nostra parte. Via. Facciamo la faccia. Ora diciamo no, via. Ecco, adesso ci hanno fatto la foto? Sì. Vedrai. Poi su Twitter uscirà questa foto. Non ho visto nessun flash. No, ma grazie. Buon caffè a tutti intanto, buon caffè a tutti. Che via, ce l'hanno fatta via, via. Ce l'hanno fatta via, via laser. Via? Il laser. A te? No, la foto non la fanno. Via, ah, no, via, no, lo so. Il laser. No, fanno il fermo immagine, fermo immagine. Ah, poi il cantante che dicevi tu ieri con gli occhiali, il comico, il Kazakistan, me l'hanno detto tutti. Tu pensavi a Gabriele Cirilli. E non l'hai detto però, non ti veniva. Quello che faceva, gamma stai. Gamma stai, vai. Ma non c'è l'occhiale. Che gagna stai. Non ci arrivo. Mettiti dietro, indietro, 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 vai dietro, 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 là, dietro, ora si vedono le mani, per gagna stai, muove la bocca, per gagna stai, per gagna stai, perfetto. Hai preparato qualche canzoncina bella per oggi? Facciamo... Facciamo? Cosa? Scendi dalle stelle? No. Tu scendi dalle stelle? No. Sì, stamattina hanno bisogno di dare una svegliata, qualche cosa. Vedi un po' di fare una cosa allegra, dai. Facciamo. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando un altro giorno. Ti stringerò cuscino tra le braccia mentre tu mi hai sorriso e poi scendo nell'ombra apparirà. Capivo come adesso non lo sono stato mai a mezzanotte quando se davvero mi godrei pensami una vita. E dal pugno chiuso una carezza nascerà la 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 però mi vedo una pezza nel mezzo loco ed è pure chiusa una carezza. Ciao, domani ci vediamo lunedì. Domani non ci siamo. Ciao, giovedì. Lunedì ci vediamo. Lunedì, ciao, arrivederci. Cioè, domani saltiamo che al mattino non ci siamo. Ciao.